cazzo si chiamano, porco due. Alcuni oggetti. Non è usata bene. Wow, mi sono spawnati praticamente di fianco. Non ho sloppy però, cazzo, così. Sloppy è fondamentale per la build che volevo fare. Forse al posto di Fearmonger. Dai, ma questo è davanti al totem. Ma porco due. Ma che totem è? Mamma mia, che schifo che fanno i totem. Non la posso neanche lasciare adesso in pace perché c'è il totem di fianco. Devo fargli. No, lo faccio droppare di qua il paletto. Se riuscissi a tirarlo giù sarebbe top, però mi sta di no. Vabbè, è già andato il primo. Niente, che abbiamo chase. L'idea di questa build è che tanto non si dovrebbero comunque curare, però Sloppy sarebbe stato molto meglio. Ok, l'abbiamo atterrata, ne occhiamo una. Sfortunatamente il nostro Undying morirà molto velocemente dato che l'hanno già visto, ma a dettaglio. The Dard è morto, sì, però. È morto un The Dard, ma è morto completamente il Gen Defense, capito? Non è proprio worth per quanto mi riguarda. L'altro totale sembra in una buona posizione, almeno. Sembra in una buona posizione l'altro totem, almeno. Aspetto di mettere pentimento finché non mi rompono entrambi i totem, a mio avviso. Non è più in un buon punto, vero? L'ha visto. Beh, ora l'ha sicuramente visto. Non c'è più tattica. È letteralmente a chi rusha più velocemente. Ancora più di prima. Ed è questo quello che sarà, secondo me, disastroso. Però sì, non ho sloppy, ho sbagliato sullo sloppy. Però pentimento è buono per quello. Però stanno facendo, giocando proprio male. Cioè, oddio, stanno facendo dei trade alla fine della fiera. Che bello pensare. Senza The Dard è un altro gioco, lo sì. Effettivamente sai che non ci sto neanche più pensando al The Dard in questo istante, perché talmente penso che sia morto quel perk. Zero, non ci sto fisicamente proprio pensando che possano usarlo. Adrenalina, probabile. Ma qua c'era già anche prima. Questa si è iniziata a curare da sola, quindi non è più. Non ha più il coso. Madonna quanto corre però. E invece ce l'aveva, what? Forse è The Dard? Se. Ho visto che si era curata da sola, dovrebbe toglierlo l'Enduring. Comunque queste TV fanno cagare il cazzo. Non c'è una TV messa bene praticamente. Però c'è da dire che i gen sono tutti allo zero. Ecco come ho detto. Stavo dicendo giusto. Vabbè, porco due.
I gen sono tutti allo 0%, vaffanculo, eh. Mortal Ruin, due gen comunque li hanno fatti. Però sono tutti allo 0, abbiamo 4 hook. Due gen per 4 hook com'è? Non lo saprei dire. Con Sadako non buono. Cioè, oddio, in realtà non così male. Ciao Procopio! Baitato, outplayato, mandato a baretto e via. Sì, ho trovato anche io un paio di sur con self-care. Però è quasi inutile, secondo me. Se te lo giochi con sloppy, self-care è inutile. Ci mettono davvero troppo a curarsi con self-care, sai, sloppy. Ma che fa questa? Non sta andando male, comunque. Peanut for President, tu sei di parte, eh? Questo è vero. Oh, sento che stanno iniziando sto gen. Ok. Ho sentito un passo sulla mia destra, infatti eccola qua. Devo calciarli però adesso, già devo ricordarmelo, perché è morto il Ruin. Facciamo che andiamo su di lei per ucciderne uno, va? Potrebbero davvero avere self-care comunque adesso. Fuck, non si è buttato. E vabbè, ma che palle, tutti i palle dei volt spawnati giusti per lei. Vabbè. Non guardarsi mai troppo indietro se ti, se ti blocchi. A me dall'aggiornamento, c'è già stato l'aggiornamento, Giampino. Mi è cambiato, amore, il titolo per caso? Siamo già nel nuovo aggiornamento, Giampino. E uno è morto. Ma guarda quanta brutta gente che c'è qua. Forse potevo hittarla quella. Abbiamo dato pinna da carino. Mi piace l'abilità, belle per. Sono stato contento del mio acquisto. Con serve un'abilità difficile. Eh sì, quello è un attimo abitudine. Abbiamo un video tutorial. Abbiamo un video. Abbiamo fatto un video, Giampino. Comunque hanno cambiato le cure, hanno cambiato Dead Hard, hanno cambiato i boon, hanno cambiato i gen defense perk. In poche parole, è una mappa. Pentimento è andato. Però pentimento comunque, posso dire che se non spawnano mai i totem, questa build potrebbe effettivamente tornare con un killer del genere. Secondo me. Comunque Sadako ha dei bei perk, è il killer che secondo me lascia desiderare, a parere personale. I perk però gliel'hanno appena nerfato praticamente. L'unico perk buono che era... beh, boh, l'unico. Il perk più buono che aveva gliel'hanno giga nerfato, considera. Che è Call of Brine. Qui non ti saprei dire onestamente. Sì, più tardi giocheremo con i Surve. Perché voglio vedere anche il Terror Radius visibile. Sloppy, infatti, lo volevo mettere, mi sono dimenticato, balle. Sloppy sarebbe stato molto buono. Però, al posto di cosa? Capito? Fearmonger. Fearmonger mi sta carriando, eh. Non ho visto né uno Sprint Burst, né un Light, né un Dead Hard, né un Balance. Non ho visto letteralmente nessun perk di... di Exhaust, dall'inizio della partita, eh.
No, Undying è necessario. Undying era necessario. Tanto poi la puliamo la coda, quindi è solo spam inutile fare il join adesso. Perché se tanto poi non ci sei tra 4 ore, non serve a niente fare il join. Capito? Secondo me la build così non è male. Pentimento sarebbe la parte dopo di Undying, in caso ti muore Undying, capito? Se ti muore Undying hai pentimento pronto per salvarti le chiappette, che ti rallenta ancora un po' il gen. Oltre che rallenta anche le cure il 2, con due stack. Ora che ci penso. Al The Dard questo, attenzione! Ho usato il The Dard. GG. Nelle build di Tarran sì. Lo so che lo stop è molto mandatorio, però ho capito che... Costui è pazzo! Però è Darth Vali. Ma quasi mi hanno rotto un totem a caso, ora che noto. Ah, è Ruin. Eh no, il Ruin invece l'idea è proprio che la gente deve scegliere, capito? Soprattutto essendo un killer stealth. Madonna, un po' meno tempo per uscire dalla TV lo potevano fare, però. Mazza e zozzeria. Perché fidati che il Ruin mi ha fatto davvero prendere un po' di... All'inizio no, perché l'ho giocata male. Però comunque abbiamo fatto una 4K con Sadako, giocando una build completamente mai vista, penso, dal 2018 che si giocava a Ruin. Io... sono soddisfatto. Onestamente. Vai, insta-heal, tutti i medici con insta-heal e super add-on. Vediamo cosa avevano. Avevano un colpo decisivo, morto stecchito, in via ufficiosa. Nessuno aveva self-care. Non ce la faremo è buono. Ce la faremo, secondo me, sarà uno dei perché avrà più usato. Non immagino il Freddy, secondo me, ora è da buttare. Sì, Freddy sarà fa fare a cagare il cazzo.